Ragazzi, oggi vi porto in studio in una sessione di registrazione e vi farò sentire il PureTube. Ciao, sono Alessandro Giordani, chitarrista e producer, e in questo video ti voglio mostrare come ho registrato un brano acustico usando il nuovissimo microfono a valvole della Hewitt, il PureTube, di cui ti lascio il link in descrizione. Ti porterò con me in una sessione di registrazione in studio per la realizzazione di questo brano chitarra e voce. Il brano è una cover di Ocean degli Hillsong United e la registreremo in due sessioni diverse, una per le tracce di chitarra e una per le tracce vocali. Sarebbe stato meglio fare la ripresa in contemporanea, ma ho a disposizione soltanto un microfono PureTube, per cui faremo così. Ringrazio la Hewitt per avermi mandato uno dei loro microfoni top di gamma che ho testato per bene in queste settimane. Se non la conosci, devi sapere che la Hewitt è una casa austriaca che produce microfoni e attrezzature audio usata da moltissimi professionisti, tra cui Yngwie Malmsteen e Joe Bonamassa. Il PureTube è la loro punta di diamante, un microfono a condensatore pensato per la ripresa della voce, ma che ha voluto usare anche per la ripresa della chitarra acustica. E il PureTube è disponibile in due versioni, solo microfono o con un set da studio, come in questo caso. Arriva ben protetto all'interno della sua valigetta, molto professionale, e chiamarla valigetta, ragazzi, è proprio riduttivo. Poche volte infatti ho visto delle custodie così resistenti, e anche da questo si vede la cura da parte di Hewitt nel preservare il suo microfono e gli accessori inclusi. Guardate che spettacolo! Oh, momento di prendere il dito. Al suo interno troviamo il supporto anti-shock per il microfono per evitare qualsiasi vibrazione, il filtro anti-pop magnetico, l'alimentatore, il cavo e il PureTube. Ma perché è così speciale questo microfono? La caratteristica principale è ovviamente la valvola 12AU7 CC82 selezionata a mano, che dona profondità e calore alla voce, con degli alti molto setosi e morbidi, unici nel suo genere. E se mettete delle luci soffuse è bellissima da vedere una volta accesa. Lo chassis è interamente in metallo, ragazzi, presa proprio questo microfono, ed è realizzato con componenti di altissima qualità che garantiscono una lunga durata. Tant'è che la Hewitt include 10 anni di garanzie. Aspetta, poso il microfono. 10 anni di garanzia, ma chi ve li dà? Ma entriamo in studio e iniziamo con la ripresa della chitarra. Accendiamo il microfono, posizioniamolo davanti alla chitarra acustica Taylor 610 all'incirca all'altezza del 12° tasto e ad una distanza di 20-30 cm dalla cassa. Questa è una tecnica che funziona molto bene, ma se sei interessato ad altre tecniche, a capire come registrare le chitarre in casa, ti consiglio di guardare il video qui sopra. Per arricchire l'arrangiamento ho registrato più tracce di chitarra che poi saranno missate nella fase successiva. Ed ora sentiamo quindi come suona questo PureTube. E voi come registrate le vostre chitarre? Fatemelo sapere con un commento qui sotto che non leggerò. La capsula poi da un pollice a un diagramma polare cardioide che assicura un grande isolamento da fonti sonore poste dietro al microfono e ha un classico range di frequenza da 20 a 20 kHz. Il circuito interno poi è privo di semiconduttori e condensatori e questo contribuisce ad abbassare il rumore di fondo. Se così si può chiamare, perché ha solo 7 dB, praticamente nulla. E questo fa la grande differenza rispetto a dei microfoni valvolari vintage che spesso soffrono di un rumore di fondo non indifferente. Se pensiamo poi che in alcuni generi abbiamo delle compressioni estreme sulla voce e abbiamo sovrapposizione di molte tracce vocali, è chiaro che un microfono con un basso rumore di fondo sia preferibile in fase di missaggio. E ora facciamo entrare in studio mia moglie Silvia per registrare la voce, e per evitare l'effetto fastidioso delle plosive, le useremo anche il filtro antipop magnetico. Il filtro antipop poi è una vera comodità perché si attacca magneticamente al supporto per il microfono ed ha le stesse caratteristiche di un filtro antipop normale, che immancabilmente cade, non si sa perché.
Silvia si posizionerà a una distanza di circa 20 cm dalla capsula e, conoscendo molto bene la voce di Silvia, che è molto calda, sono sicuro che il PureTube contribuirà a tirare fuori ancora di più le sue caratteristiche. E sentite come il PureTube catturi ogni sfumatura del suono con una grande profondità e dettaglio. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my fate will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, cliccate mi piace, è doppio mi piace, e non iscrivetevi mai al canale. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale! E ora che abbiamo registrato tutte le tracce, sentiamo il risultato finale dopo il mix. Ragazzi, ma se volete ascoltare il brano completo, alla fine del video troverete il link. Io non so come definire questo gioiello della Lewitt, so solo che dà morbidezza e calore sia alla chitarra che alla voce, ed è un prodotto sicuramente indicato per il professionista o gli home studio che vogliono veramente fare il salto di qualità. E questo ovviamente si riflette anche sul costo, che è in linea con il target a cui si rivolge. Il PureTube da solo costa 920 euro, mentre la versione che avete visto qui con tutti gli accessori viene 1175 euro. Trovate sempre il link in descrizione. Vi ricordo poi che la garanzia Lewitt è di ben 10 anni, 10. Ve lo consiglio? Se potete spendere, assolutamente sì, altrimenti andate sull'LCT 440 Pure che ho recensito qui sopra. Ciao ragazzi e buona musica!